è cambiata la luce, c'è molto sole. C'è molto sole e quindi insomma noi dobbiamo proteggerci gli occhi. Colore legale. Allora, mentre aspettiamo che rientra Andrea, eccolo. Eccolo Andrea. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera Spillo, buonasera a tutti i nostri amici. Allora, dicevo Andrea che... Ciao Andrea. Ciao Carlo. Niente, Andrea è riuscito. Ha detto aspetta. È andato al bagno. Scusarsi. Ha fatto che tutita. Vabbè, ragazzi, niente, Andrea se perderà all'inizio. Aspettiamo che tramonta un po' per toglierci occhiali da sole. Riecco Andrea, vediamo se ci riusciamo. Oh, Andrea, non ti senti? Basta, Max. Ci senti adesso? Non ci senti? Parla tu. Problemi tecnici. Vai, ragazzi, mentre aspettiamo che Andrea capisce, intanto il sole è un po' calato, quindi un paio d'occhiali ce lo possiamo togliere. Oh, eccoci qua. Allora, ragazzi, iniziamo questa trasmissione sulla... Che giornata siamo arrivati? 31esima, Carlo, la tua Inter ormai sì, manca poco, eh? Se stasera vinci... Stasera vince altre tre partite. Altre tre partite. Dai, anche se non vince. Sì, pure se non vince. Cioè, deve fare una marea di match point deve, l'Inter. Deve fare 11 partite. 11 punti. 11 punti su 21. Praticamente no, 8. No, l'Inter ce n'è 8 ancora. Ancora deve giocare. Ah, bravo, su 24. Deve fare 11. Gli abbassano 11 punti. Eccolo, Andrea, eccolo. Mi senti ora? Oh. Grande. Mo vediamo se te sentiamo noi. No, mo tutto a posto. Ah, ok, a posto. Abbiamo risolto tutti i problemi tecnici. Possiamo partire, puntata post-derby, quindi potete immaginare che d'argomenti ce n'abbiamo. Ieri qualcosina Andrea e Andrea già ne hanno parlato nella puntata speciale del sabato del calcio. Intanto salutiamo il nostro amico e abbonato Luca Rosati. Prendete esempio, abbonatevi Platinum. Scusate, posso fare una domanda? Dica. Certo. Ma perché state con occhiali? Sembra che sto a parlare con la comunità Sant'Egidio. Perché ci fai fare trasmissioni di pomeriggio d'estate e c'è il sole. Ma da te c'è il sole? Sei fortunato, noi c'è il sole. Comunque andiamo in sigla e poi ci tuffiamo in questa ennesima puntata di Triplice Fischio. Sigla. Eccoci qua, amici cari. Allora, scusate, prima che inizia la trasmissione, casomai faccia arrabbiare un po' Andrea, perché ieri ho sentito la trasmissione di Andrea e Andrea, tra l'altro complimenti perché è stata una bella trasmissione. Bella ieri sera, sì. Subito dopo il derby, argomenti interessanti. Quando professionisti. Io che sono di fuori, no? Ma il topo sulla bandiera è sventolato, ma che significa, scusate? Aspetta che abbiamo la foto. No, posso dire una cosa? A me quel topo mi stava pure simpatico. Vera. A me quel topo mi stava pure simpatico. Però non ho capito il significato, scusate. Ragazzi, c'è stato un equivoco su quella bandiera. Io ho la foto vera. È stato un videomontaggio. Voi non vi rendete conto che cosa ha scatenato. Vera. Voi non vi rendete conto che cosa ha scatenato questa cosa. Voi vedrete quello che succederà. Ma anche per io lui, attenzione. Ho la foto vera. Ma perché, scusa Andrea, che cosa significa? Io sinceramente non sto scherzando, sto dicendo Carlo, sul serio. Carlo, perdonami, esatto. Cioè, secondo voi come si fa a interpretare male una foto così? Questa è più simpatica. Cosa c'è di male? Questa è la foto reale, ragazzi.
questa è più simpatica. Adesso posso rispondere a Luca Rosati? Voi non vi rendete conto che cosa ha fatto questo facendo? Posso rispondere? Però, Posso rispondere? Vedrete quello che accadrà. Posso rispondere a Luca Rosati? Carlo, tu ti ricordi che cosa è successo a Chinaglia, soprattutto alla moglie di Chinaglia dopo il famoso Chinaglia dovette andare ai Cosmos negli USA. Bravo. Tu vedrai quello che succederà a lui adesso dopo che ha fatto sta sbrasata. Vabbè, ma mi dici il significato del topo sulla bandiera, che cosa significa? Ciao, siamo Bruno, siamo ciao Andrea, sorci. Eccolo Andrea Romagnoli, protagonista. Vabbè, ragazzi, Vabbè, mi piace il topolino, mi piace pure. Aspetta, pure Bruno, in realtà io sono partito così, Bruno. Allora, dai, torniamo seri, che gli argomenti, che io avrei voluto qualcun altro qua stasera per poter dargli contro, perché a Sandro io voglio bene. Sai qual è la questione? È che, voglio dire, tu vinci il derby, per carità, perché ho sempre detto, e questo mi ha insegnato sempre pure mio padre, nella vita sei incudine o sei martello. Allora, certo, certo. Quando sei martello dalle, e quando sei incudine stai zitto e prendile. Noi quest'anno ci abbiamo avuto 3 opportunità, ma noi siamo sempre molto 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 più parchi, ok? Poi, voglio dire, finché la fa una tifoseria, cioè se quella bandiera, io non so, poi correggetemi voi, io quella bandiera l'ho vista da tantissimo tempo all'interno della curva sud, ok? Quindi, appunto. Quindi ci può stare. Però, quando Totti mi fece vedere la maglietta, t'ho purgato ancora, quello te fa ridere, no? Nel sedere del culo, però è vero, mi purghi, perché ogni volta che gioca, ma che tu vai a prendere quella bandiera e fai quel gesto, ragazzi, come ha detto Carlo, Chinaglia, gli presero de petto la moglie, cioè la moglie dovette andare via, lui dovette andare via da Roma per quei gesti che fece sotto la curva. Vedrete che Mancini passerà dei brutti momenti per questa cosa che ha fatto. Beh, questo non è carino quello che stai dicendo, perché lui si è scusato, io non mi ricordo. Massimo, allora posso dire una cosa, io avrei preferito che lui non si scusasse. Picanio ti ha detto così sotto la sud, si è scusato? Era meglio che non si è scusato. Picanio si è Andrea, però non lo fa molto. Quello che stai a dire è grave, sai che qualcuno va a fare la liscia bussa a Mancini. Magari 20 contro 1, perché sta gente poi fa così, no? Va 20 contro 1, Massimo, perché uno non è che stiamo a parlare, non è che stiamo a parlare io, Alessandro, che o io, Andrea, io e Carlo, che alla fine bene o male potremmo dire vabbè, sai che c'hai vinto il derby, c'hai 25 anni, sei un momento così, però voglio dire, hai fatto una stronzata, cioè su questo spero che siate tutti quanti d'accordo, almeno su questo. Andrea, Ambrosini, quando vinse la Coppa dei Campioni, disse, posso dire una cosa? Lo scudetto, mettetelo nel culo, ma mica sono andato a prendere a casa però, è su. Ma perché, che gli sono hanno due detto cose differenti, a Cialanoglu? No, per me è più offensiva quella d'Ambrosini. Scusa Carlo, però io intendo così, se la Roma vince lo scudetto, io vinco la Coppa Campioni, per me lo scudetto potete mettere pure nel culo, quello penso pure io ho vinto la Coppa Campioni, cioè se tu passi il 3 io passo l'asso, questo io ragiono, ma che tu prendi la bandiera dalla, ragazzi, ha preso lo stemma, la bandiera, e sapete cosa è la bandiera? Già hai sbagliato, è lo stemma della Lazio, può essere la bandiera della SPAL, del Pescara, del Napoli, un po' di la bandiera della SPAL. Poi aspettate, fermi, c'è Sandro che non c'è lo stemma della Lazio. È la bandiera della Lazio, non c'è lo stemma della SPAL. Massimo, ma che cazzo dici? La bandiera della SPAL, Massimo? Ma c'è lo stemma della Lazio? Massimo, è la bandiera della SPAL? Andrea, devi dire le cose vere, c'è lo stemma della Lazio. Ma io la bandiera della SPAL, Massimo, su. Andrea, parlate, dai, sennò poi sembra che ascolta, però me devi fa, ieri hai parlato tu, stasera me devi fa parlare a me. Allora, no Massimo, ovvio, perché io non accetto uno che mi dice che ha bandiera della SPAL. Non ti ho detto che è la bandiera della SPAL, non ci provare, ti ho detto potrebbe essere qualsiasi bandiera. Non c'è lo stemma della Lazio, perché se c'era lo stemma della Lazio al posto dell'Aquila, il topo, era un'offesa allo stemma della Lazio, e allora avevi ragione, dato che non c'è, è una bandiera bianca e azzurra con topo sopra, è molto diverso da dire che c'è lo stemma della Lazio, se no tu stai dicendo lo stemma della Lazio è quello.
Massimo, allora io per onestà e correttezza e per la tua intelligenza non accetto una tua affermazione del genere, perché non mi puoi dire che quella è una bandiera che non era indirizzata alla Lazio, perché quella in secolo di no, ma non è che stiamo a parlare. Tu hai detto che c'è lo stemma della Lazio, ma quella allora bianco è la bandiera della Lazio. È la bandiera della Lazio, colore di e mille tu metti squadre. Il topo nella bandiera della Lazio per i famosi 11 anni in B, i sorci e tu compagnia cantando. Ok, quindi ha fatto un'azione mirata verso la bandiera della Lazio, è stata una cosa offensiva. Poi potete allora, dire quello che fare, io la penso così. E questo c'ha ragione Paolo, c'è scritto anti-Lazio, ma la bandiera anti-Lazio oltretutto ha aggiunto ieri, Pardo, perché io non ho mai visto, io quella bandiera l'ho vista. Ale, mangiavamo indistinti a Roma Feyenoord, a Roma Brighton. Allora bandiera. Scusate, dico un'altra cosa, Alessà, Carlo, avete visto Radu? Radu stava in curva che a tribuna ho scritto SS Lazio, la felpa l'avete vista? E sì. SS erano Bruno, ma mi fanno compagnia in tanti, perché su sta storia del topo, se sta come al solito, se sta a mannà in cavalleria la vittoria da Roma, perché se sta a pensare solo secondo me non è giusto. Allora, la vittoria da Roma c'è stata, perché Guendonzi quando vuoi già all'andata ammazza un po' di cattaio, un po' di Guendonzi è proprio forte, siamo proprio cagliati. Oh, raga, è così in vale. Massimo, se facciamo così, va bene, si beviamo per fermo. Allora, lo sfottò io lo accetto. La presa per non mi pare, primo. Non mi pare che accettate. Io adesso dico, sono sempre stato con Alessandro, può dire che quando io ho telefonato, a battuta, o scherzo con Enrico Romagnoli, con Andrea Romagnoli e con compagnia con Luciano Canale, ho sempre fatto. Però io ti dico che tu hai preso la mia bandiera e che ci può stare nella tifoseria, come io ti scrivo o ti dico Roma merda, Lazio merda, tu hai preso la bandiera e l'hai sventolata col topo sopra. Secondo me è una cosa che non doveva essere fatta. Allora, no, ma se spostano, guarda che Paolo, secondo me ci stanno diverse bandiere. Scusate, posso dirvi una cosa? Io che sono anche Volta sta in sud, una volta antenna, una volta stava pure davanti a noi sto ragazzo con sta però, bandiera. Però io sinceramente io d'offensivo non ci trovo proprio niente. Non lo so. Per me se sta esagerando. Infatti, si sta preparando la strada per la guerra al prossimo derby. Ragazzi, al prossimo derby ci sarà la guerra a mezzo di strada, un'altra volta peggio. Festa stronzata. È vero. Infatti, ma non è commentarla, basta. È una stronzata perché non ha offeso. C'è la pietra sopra, ma sì, ma infatti questo ve lo porterete per altri 100 derby. Per altri 100 derby. Se succedono i casini, non vi lamentate. Non lo condivido neanche io, Andrea. Però secondo me quella è una presa in giro. Come è stata una presa in giro? E forse anche più grave quella del derby di Coppa Italia, dove c'è la foto del Zaccagni in mutande con una sciarpa con scritto essere Roma merda. Se permetti, quello è più esplicito come offesa a una squadra. O me vuoi negare pure questa, Andrea? Credo che quello sia più netto. Allora, dopo il derby di Coppa Italia mai sentito dire che Zaccagni c'aveva la sciarpa con scritto essere Roma merda? Allora, Massimo, posso finire di parlare? Allora, poi senti pure Sandro. È stato ripreso Radu in curva sud, in curva nord, a vedere la partita con una felpa con scritto SS Lazio, ok? E SS praticamente è scritto come praticamente adesso Radu, a me per esempio me ne frega un cazzo, ecco, Radu è nazista, ok, quindi voglio dire, però quello verrà da spando, no? Verrà pure da ragazzi, ma vi rendete conto che stanno estremizzando tutto quanto? Ma lasciate perdere queste stronzate. E questo, bravo Carlo, lasciate questo è il punto. Però che tu mi dici che Mancini non abbia commesso una leggerezza, ne dovremmo parlare di questo, però che la Roma abbia vinto il derby meritatamente e in maniera corretta, e una partita che l'hai vinta sul campo, sulla concentrazione, questo nessuno ve lo leva, per carità di Dio, perché poi se vogliamo andare a parlare che se avessi avuto Fiore Immobile di un anno fa o di due anni fa, qua la palla buttava sotto il set sull'altro palo, però con i secoli in mano andiamo da nessuna parte. Però se uno mi dice
e mi perculi dall'inizio e mi dici che quella è la bandiera da spallo del Pescara e che io mi sarei messo a ride. No, però Andrea, o vedi, stai a fare la stessa cosa con me. Io ti ho detto, non c'è, tu mi hai detto c'è lo stemma della Lazio, io ti ho detto no. Potrebbe essere anche la bandiera della spalla. Quella è la bandiera, della Lazio. Dici una cosa inesatta. Se tu dici che c'è lo stemma della Lazio, dici una cosa inesatta. Comunque, è sottinteso che quella rappresentava la bandiera della Lazio. Ma grazie. Ma non mi puoi dire che c'è lo stemma della Lazio. Se c'era scritto, allora se c'era scritto Lazio M, come scritto sulla sciarpa dei Zaccagni, era già una cosa diversa. Allora, diciamo che lui prende una bandiera con i colori sociali della Lazio, scimmiotta sotto la curva sud, ripetutamente, però voglio dire, io avrei accettato più uno che diceva ma quale scusa, io non chiedo scusa a nessuno, è un mio modo di festeggiare. Se tu chiedi scusa, e anche quello che ha detto De Rossi in un secondo momento, perché l'avete sentito quello che ha detto De Rossi, soprattutto quando pure lui, quando segnò come Simeone, pure Simeone fece dei gesti particolari, sono dei gesti che sono sbagliati, ok? Però siccome io ti dico, come hai detto tu poc'anzi, potrebbe accendersi veramente una guerriglia. Lo dice anche Stefano, guarda. Paolo che frequenta la curva mi dice che non è questo, tanto ci saranno uguale. Ma non solo la curva, io dico proprio le tifoserie in generale. Allora, sabato allo stadio, tranne a River, c'è stata un'atmosfera tranquilla, si circola tranquilla, tranne rari episodi di sfottò estremo. No, abbiamo visto il video del tifoso del Roma Club del Bruxelles che si cosava, si attaccava con quel tifoso laziale anziano Corcodino, però nulla di grave, le solite cose, no? Lazio M, Roma M e piripippa rapà. Io per dire a queste cose non partecipo, io mi godo la Roma mia, ma è una mentalità mia. Però questa situazione, dato che si stanca anche lì, ragazzi, arrivo Ale, poi ti do la parola, scusami, un secondo e finisco. Dato che si stanca anche lì, è bene subito, da tutte e due le tifoserie, da parte nostra giallorossa, da parte spegne vostra, tutto, spegne il fuoco, perché è una stronzata. Mancini non è andato a pisciare sulla bandiera della Lazio sotto la curva nord. C'è gente che ha fatto de peggio. Allora io non ci sto che adesso sia addirittura, se blocca la nazione, fammi il processo a Mancini, domani fammi il processo di Norimberga a Mancini. Ah regà, ma che se siamo bevuti il cervello? Cioè con tutti i cazzi che c'è sta nazione, e il problema però è uno che sventola la bandiera con sorcio. Scusa, poi rispondiamo. Sandro, fatti parlare pure Sandro, sennò veramente sta... Vai. Allora, io... lo sapete, no? Ormai mi avete conosciuto, quando stiamo insieme io sono abbastanza sportivo, parlando sia di Roma che di Lazio a prescindere. Quando c'è derby di mezzo purtroppo faccio il tifoso, ma non perché voglio essere contrario alle mie idee e ai miei principi. Allora, innanzitutto la mia prima premessa è che purtroppo il gesto l'ha fatto Gianluca Mancini, un giocatore odiato dalla tifoseria laziale in primis. Seconda cosa, io non accetto commenti da tifosi laziali, purtroppo, che non sono competenti in materia. Ecco, vedi Andrea che sa dare un giudizio e parlare bene di quello che dice della Lazio, come fa Paolo ed altri, perché tanti amici ce li ho della Lazio. Non accetto commenti da tifosi della Lazio che purtroppo dal primo minuto che la squadra ha perso il derby ha solo parlato di un gesto di Mancini sotto la nostra curva, godendo con i nostri tifosi e non preoccupandosi di quello che ha fatto la propria Lazio, di quello che ha detto il proprio allenatore sui propri giocatori, non parlando di cosa che lui non ha ancora scoperto, non ha ancora capito come poterli mettere in campo, che ha sbagliato la formazione iniziale e tutte queste cose. Mancini può aver fatto un gesto brutto, posso essere d'accordo con voi, ma ripeto, ribadisco, per me in quel momento il problema principale l'ha fatto il giocatore più odiato dalla Lazio, stop, quello. E per me ha sbagliato Mancini a scusarsi, io lo dico da tifoso, gli ho scritto anche in privato, ma anche di là che non legge, no? Ho detto, perché ti scusi un gesto che hai fatto? Tu non hai fatto nessun gesto, per quanto mi riguarda, tu ti sei messo a divertirti con una bandiera che, ripeto, può aver dato fastidio ai tifosi laziali, d'accordo? Ma io da tifoso romanista
con tutti questi derby, come le prese per culo che ha fatto Guendouzi in tutti questi derby e quello che hanno fatto tutti gli altri negli altri derby che io ho perso, e me sono stato zitto. Io ho pensato più alla sconfitta, più alla, al dolore, all'avvelenamento del momento, ma non mi sono andato ad attaccare a tutte queste stronzate. Poi, per carità, può essere sbagliato il gesto, potrà pagare, è quello che vi pare, ma ripeto, ha sbagliato a scusarsi Mancini, perché non doveva scusarsi, e per me ha fatto quello che doveva fare, si è divertito, ha preso la bandiera della Lazio, che gira da mesi allo stadio, gira da anni, da anni. Avrebbero dovuto bloccarla subito, chi di dovere in quel momento, magari chiudendo la curva, punendo chi la portava, se era così. Alessà, ma però... dentro il stadio, scusa Alessà, ma dentro il stadio fanno entrare striscioni, ho scritto Luca di Gracano, cosa? Fanno entrare striscioni, Roma spera una super... No, li portano spezzati, Andrea. Però Andrea, portano spezzati quelli che... Ripeto, tu sai, allora, tu sai, scusa, quanto io rispetto ai tuoi confronti. Fanno 300 perquisizioni, ancora entra nelle bombe carta, ragazzi. Ma non vale, entra quello che cazzo gli pare, Andrea. Tu lo sai, tu lo sai. Chiediamo pure noi che ci andiamo con i ragazzini e ci perquisiscono pure i ragazzini, Andrea. Io ho fatto una premessa. Pure noi. E tu hai capito, io ho fatto una premessa che accetto il tuo. Ciao Luciano, benvenuto. La tua opinione, ma no di alcuni laziali che non fanno altro dal primo minuto e parlate sto cazzo del gesto senza esaminare perché la Lazio ha riperso il derby, perché la Lazio non ha avuto obiettivi stagionali, guarda, perché la Lazio ha finito la stagione lentissimo, ha cambiato due allenatori come ha fatto a Roma, ma non è cambiato un cazzo. Questo io parlo principalmente. Sandro, il primo minuto, gente incompetente laziale, gente incompetente laziale dal primo minuto a parlare, no, deve essere squalificato. Oh, ma che cazzo state lì? Anna Frank e Di Canio, ma quante ne avete fatte? Ma che cazzo va detto? Ma niente, non parlo per te, Andrea. Parlo di chi però parla te rispondere senza capire il calcio. Quindi non esageriamo, perché se stanno attaccati, pochi laziali che non capiscono di calcio, al fumo dalla pipa. Quindi pensate a quello che è successo, pensate alla stagione fallimentare attualmente della Lazio, e poi magari parliamo del gesto che ha fatto Mancini, che ripeto, non è andato a farlo sotto, non è venuto a esultare davanti a voi, come è successo svariate volte da vostri giocatori in passato. Lui è stato con tutta la sua... Questa squadra è carina. Sì, ma la leggo. Lui è stato con tutta la sua squadra in sud a godersi il momento, punto, che è il giocatore più odiato della Lazio. Poi ha sbagliato per quanto riguarda magari per momento, quello che ve pare. Per me ha sbagliato solo a scusarsi. Per me ha sbagliato solo. Ho detto pure io. Per me l'unico errore suo è quello che di scusarsi. Stop. E poi per il resto, scusa Max, l'ultimo e chiudo. De Rossi, quando ha preso Guendouzi, che gli ha riso in faccia, non gli ha riso. Gli ha detto lo fai pure tu, gli ha detto. Perché gli ha proprio detto, testuali parole di De Rossi, testuali parole, mi sono sentito pure con chi sai, che gli dice: guarda che tu l'hai fatto prima di noi, quindi devi accettare. Lui ha fatto una partita nervosissimo, perché si è fatto prendere dall'euforia del derby che stava perdendo, che si è nervosito, ha cagato il cazzo, lui ci stava. Poi faccio un'altra premessa e chiudo. A Pedro fategli una compagna che ha rotto il cazzo, che a ogni derby deve venire a rompere i coglioni e più il sacco di sveglie. Quindi questo è per chiudere. Pedro se sta rovina la carriera, se sta rovina. Ma sì, perché ha rotto i coglioni. Scusate, rotto i coglioni, ragazzi. Non è utile, Andrea. Non è utile. Se sta rovinata. Secondo me già se l'ha rovinata. Allora, Pedro, le parliamo dopo. Allora, caro Sandro, se tu vedi il mio video che ho fatto su ogni maledetta domenica, io neanche parlo del gesto dei Mancini. Io so che tu l'hai visto. Sei un tifoso. Scusa, sei un grande tifoso e conosci il calcio. Quindi voglio dire, se tu vedi il mio video che io faccio, la live reaction su ogni maledetta domenica, neanche parlo, perché per me il derby è finito lì. Poi hai capito? Quindi per me, voglio dire, però dopo ti posso dire, tra me e te, che ha fatto una stronzata, perché tu vedrai chi lo interpreta in altra maniera, perché non è che stiamo a parlare di ingegneri o dei medici o dei cardiologi che stanno là, quindi vedrai quello che succede. Terzo punto. Quel gesto che lui ha fatto è benzina vitale per tutti coloro che stanno intorno. Quello è una conseguenza, perché, che ragazzi, andremo a pagarmi dopo. Io voglio dire una cosa sola:
e poi parliamo della partita e parliamo di Lazio, e sono molto contento che il mio amato cugino Luciano Canale è tornato in vita dopo quasi 6 mesi di silenzio. Però quello che perché voglio dire, mio padre pure lo cercava disperatamente, cioè io vedo che scrive Luciano Canale, siamo tutti quanti Antonè, Luciano ha scritto, è vivo, quindi siamo tutti quanti più sereni adesso. Però quello che voglio dire io, ragazzi, tentavo la risposta di Luciano a questo, vabbè, ma attenzione che troppa vita può far male a una certa età, eh. Comunque quello che voglio dire io è che anche la stupidità di alcuni giornalisti o pseudo che vanno a intervistare De Rossi, la prima domanda che gli fanno sul primo derby che vince, allora possiamo chiamarla anche allenatore futuro oppure quello gli risponde, voglio dire, quindi capite di cosa si tratta? Vabbè, tu Andrea mi hai capito perché ho fatto questa premessa, ho detto sì, io sono però poi perché tu sei un nazionale, sei un tifoso che conosce il calcio e tu nella tua trasmissione hai parlato prima di calcio, di come la tua squadra ha giocato, di come è andato il derby e poi hai espresso il pensiero di quanto è accaduto a Mancini. Io parlo di quei tifosi laziali che fanno altro. Dovete cagare il cazzo per sta stronzata che stanno, cioè veramente ci hanno proprio un capisco tutto, però quello che ti voglio dire, quello che ti voglio dire è che nello stato attuale della cosa, tu mi dici la stagione della Lazio è stata fallimentare. Alessà, Massimo e Carlo, voi siete testimoni che io lo sto dicendo da settembre, ottobre, novembre, che non funziona, mentre Fabrizio diceva no perché tu sei il solito, vi ricordate quando aveva detto contro il Frosinone, quello che ho detto non è riferito a te, è riferito a chi io sento dire, tutti ma i giorni io li so i problemi queste cose. Però ti dico anche che io lo sapevo benissimo che quando arrivava Tudor, come si dice, scambiando gli ordini degli addenti il risultato non cambia, perché se tu di Radu già l'abbiamo parlato, però se tu non hai le persone, Carlo questo lo diceva in quel di dicembre, Andrea, adesso ne parliamo della partita, ragazzi, Luca tu adesso scusate ma ce l'ho qua, Max, sì, un attimo, l'ultima, vai, rispondi a Luca. Ma Luca perdonami, lo sai che io te voglio bene, ma se io mi sono incavolato in questa maniera anche nei tuoi confronti, perché tu adesso mi scrivi che vuoi parlare di calcio. Ma tu da quando è finito, dal 90° minuto della fine della partita, tu la prima cosa che hai fatto, hai scritto, hai detto Mancini ha fatto una cazzata, Mancini va radiato, Mancini va punito. No, dai, radiato, raga, radiato no. Radiato no. Capisci che ti voglio dire? Ma tu capisci, capisci a me, Andrea, non puoi squalificare un giocatore quando non hai squalificato Acerbi, quando non hai squalificato altri per episodi parliamo dei casi gravi, ma pure Acerbi, no? Pure Acerbi, alla fine gesto, ecco, tutta la brava, la buffolata da Acerbi, da che volete fare? La negro di merda gli ha detto, io con te negro non ce va, scusate che l'ho detto sta parola, non me ne vogliono, scusate, ma quella parola gli ha detta, ma come non ha finito? Mo perché lo dito far senatore e tutti quanti stiamo a condannare Mancini per una stronzata per la bandiera. Ah, raga, ma di che vogliamo parlare? Comunque, gli farà una multa per far contento Massimo, quello basta che viene chiamato, viene chiamato in società, gli fai una lavata di testa, ti dici sei un coglione perché hai fatto un macello, e là. Punto. Ma non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Poi, esatto. Scusate le cose, Andrea, il casino però sta a favore laziale, perché nessuno ha fatto sto casino, cioè io dico che sta cazzo di cosa, se nessuno diceva era pure meglio, il problema sarà il derby di ritorno, sarà guerra totale, questo è vero, sarà un problema. Ma da qui a ottobre speriamo che l'estate ha fatto dimenticare sta stupidaggine, ma è possibile, ragazzi, volevo sabato pure dire questo, per fortuna era buona, scusate, ma non c'è, se vanno allo stadio che ha paura, ha cercato non... godete uno spettacolo, sì Max, però è pure vero che non c'era bisogno della bandiera dei Mancini sabato, perché no, sabato mattina prima i deficienti c'è stavano lo stesso e la bandiera non c'è stava, capito che voglio dire? Ecco, quindi purtroppo l'ha fatto Mancini. Voi scommette che se se l'avesse fatto Pellegrino o qualche altro giocatore, era la stessa cosa. Secondo me no, fidati Andrea, lo sai, io sono sempre d'accordo con te, ma io credo
veramente sul fatto che, soprattutto perché è stato Mancini a segnare, abbiamo vinto il derby, è l'uomo più dato dai tifosi della Lazio, perché guarda, a meno chiunque sento, io mo non so nel tuo caso perché non hai mai espresso questo giudizio nei suoi confronti, ma chiunque sento dei miei amici laziali è il giocatore più odiato proprio nell'assoluto, al di là sta pure per loro, per loro è l'antica. Io lo vedo pure in nazionale, lo vedo soprattutto quando lo vedo nella Roma in nazionale. Mo non ce lo nascondiamo che è un giocatore che sta sul cazzo, perché è un po' come Materazzi, cioè esatto. Tu lo vedi sempre, è il primo capannello che c'è, lui arriva con la mano dalla gomitata, bravo, dalla spinta, esatto. Dalla orecchio, è sempre un po' stronzetto in campo. E poi logicamente se fosse nella squadra mia magari 100 persone così, però quando tu ce l'hai avversario ti fa sempre un po' innervosì. Poi per quanto riguarda Pedro, ragazzi, Pedro è uno che ha vinto tutto, Carlo, nella sua vita, no? Sì, cioè, voglio dire, quindi... appunto per quello. Proprio per questo, caro Andrea. Sì, però voglio appunto dire, quando quello. Arrivi a 37-38 anni come c'ha lui e non c'è più la gamba, ah, ragazzi, questa è frustrazione. Stai a casa! Ma sto d'accordo con te, Carlo, sono d'accordo con te, ma tanto è vero che in questo momento che io adesso faccio la trasmissione con voi e vi dico Tudor è da cacciare, e Immobile non vale un cazzo, Pedro è alla frutta, e Tudor non ha capito niente perché metti fuori Luis Alberto e Calabria. Sì, questo intanto è pazzesco, come metti Luis Alberto fuori. C'è quattro giocatori importanti fuori per il fortunio, come metti Luis Alberto fuori. Sandro, allora io penso una cosa, che io non penso che tu... Allora, però, scusa Andrea, però lo vedi qual è il ragionamento che non va bene? Anch'io a Luca voglio bene, un mio amico. Ma io non leggo. Pensare sempre di essere provocati e non pensare mai di provocare anche sì, Massimo, no, ma tu stai parlando di un ragazzo, è questo che è sbagliato, non si può pensare. Pedro è così perché lo provoca Paredes, ma la Lazio ha perso perché Mancini sventola la bandiera con Mickey. Allora, bisogna decidere una cosa, se vogliamo rispondere solo alle domande o facciamo i discorsi noi e mi fai arrivare fino in fondo. Allora, questa te devo interrompere, io devo rispondere su. Allora, Luca, io ti dico una cosa, io la partita la stavo vedendo, ok? E ti dico che quando Pedro entra in campo, io mi aspetto da un giocatore come Pedro che fa due fischi alla Roma e va sotto la curva nord a festeggiare. Pedro è entrato in campo, secondo me, per con l'idea di farsi espellere, perché quello non è un comportamento da un professionista di 30 bravo, anni che ha vinto tutta una carriera. Bravo, bravo. Perché tu sei entrato con cioè tu dimmi quante volte è caduto in faccia uno e non te spellono mai, quindi che cazzo ti metti a fare? Ti vuoi fare espellere per mettere ancora più in difficoltà la squadra, perché sennò non c'è motivazione, non c'è motivazione. Ma così da quando sta Lazio, a ogni guarda, derby ha giocato, io così, credo ha giocato sei derby Pedro, 4, 6, quindi ha giocato, io credo che l'abbia giocati tutti così, quindi no, io ho visto questo che si è comportato male, quindi voglio dire, poi l'ho notato pure io che c'è un calo di rendimento del ragazzo, però che voi adesso che adesso Luca mi dici che è stato provocato da Paredes, tu c'hai 38 anni, sei un campione del mondo, hai vinto la Coppa Campioni, hai vinto non so quanti scudetti, te devi saper comportare contro quattro scemi deficienti che te provocano, perché quando c'erano i derby famosi, che tu eri piccolino Luca, perché tu c'hai 18 anni, certo, ti ricordi? C'era proprio un atteggiamento fisso sia su Simeone che su Stato. Quasi tutti, Paolo. Era rompi coglioni. Bravo, Paolo. Si sbroccava. Sì, ma quasi tutti comunque. Quindi voglio dire, ragazzi, sono questa è la cosa. Tre anni che sta la Lazio. E poi concludo. Che tu sia venuto a Roma con l'idea specifica di perdere derby e tutte le partite, non credo. Quindi voglio dire che lui sia venuto a Roma mettendo Luis Alberto in panchina e Cataldi in panchina, non facendoli giocare, secondo ha fatto me fa un quarto d'ora, gli ha fatto fa un quarto d'ora. No, Cataldi non ha neanche messo. Quindi voglio dire, io parlo di Luis Alberto. Voglio dire, secondo me c'è qualcosa che non gli funziona in testa, perché non può far vedere che vince senza loro, non lo so. Però in questo momento ti dico che secondo me, da laziale, innanzitutto silenzio, innanzitutto lavoro. Poi io ho sentito l'intervista che ha fatto Immobile, è un uomo distrutto a pezzi, quindi non è felice del suo momento, no. Cioè, anche lui è ovvio. Di questa situazione e ne soffre, e non se ne capacita come non gli riesca assolutamente nulla in campo. No, okay? Ce la faccio. Non credo, però, aspettate. Allora, Luca, il discorso è questo: non è che Sarri
era contro la Lazio e Tudor è contro la Lazio. E Luca, noi ci possiamo mettere pure Guardiola adesso in panchina. Non c'hai giocatori. Quando tu non hai giocatori adatti, cioè giocatori che segnano, ci puoi mettere tutti quelli che potete fare. Il problema non era Sarri, il problema è che Immobile non segna, è che Tati Castellanos non segna, è che Camada non è un cazzo, perché ieri quando sento dire che ah sì, ma Camada ci mette la gamba, a me, che io non posso di tanti diciamo paragoni, però il gol che da fuori gioca a momenti se lo sbaglia, cioè Camada Sandro, allora, cioè, Sandro se tu mi dici ma ieri Lukaku che partita ha fatto? No, ma io Lukaku lo voglio fuori, meno male che è tornato Abraham. Lukaku è uno che ieri è entrato, però che adesso io mi devo stare a sentire che però e poi raga, allora quando uno vince ha vinto e poi di tutto quello che gli pare. Quando uno perde, ha perso. Allora, che poi adesso stiamo buttandola su Mancini, sulla sciarpa, sul nervosismo di perdo, su quello che ha detto Guendouzi. Però non famo come loro, parliamo pure di pallone. Parliamo di come ha messo in campo la squadra De Rossi, su come ha riuscito a motivare e a riqualificare alcuni giocatori che erano fuori dal progetto Roma. E parliamo di quello che sta facendo Tudor all'interno della Lazio, sperando che... Gli rispondo io a Paolo. Allora, posso finire, Carlo? Finisco. Perfettamente ragione. Luis Alberto insieme a Ciro Immobile. Dico un'altra cosa. Adesso la relegazione è finita, caro Massimo e caro Lu e caro Sandro. Le partite abbordabili le sono finite. Adesso vedete far vedere che era abbordabile il derby, Andrea. In questo momento la Lazio è una squadra. Non credo proprio sia stata abbordabile per noi. Massimo, una partita a livello di tensione nervosa, Massimo, di attenzione Massimo, che consumiamo. In questo momento, ci sono finite le partite abbordabili. Tu dall'Udinese in poi mi devi far vedere di che pasta sei fatto. No, okay. Da giovedì, Andrea. Noi giovedì c'è il Milan a Milano. Io parlavo un campionato. Quindi tu magari da domenica mi devi far vedere che pasta sei fatto. Hai tutte le armi per poter essere performanti e vincente. Quindi voglio dire, vediamo di che pasta siete fatti. Però parliamo di Roma. Questo sono d'accordo, poi arriva il tour de force. E poi parleremo della Lazio dopo, siamo avanzati il tempo. Allora, su questo sicuramente Luca ha ragione, perché Tudor, ricordiamolo, è arrivato ragazzi neanche da un mese, è arrivato alla sosta, quindi è ovvio che è stato catapultato. No, lui, perché venne Papadopoulos, colpa di Tudor ha fatto due partite contro la Juve e una contro la Roma, damogli pure tempo. Venne Papadopoulos sulla panchina della Lazio, ha fatto un gol solo. Chi segna la Lazio adesso? Chi segna? Ne ha tirato in porta la Lazio, tre partite segna la Lazio, ma non tira porta, segna? Lo so, nessuno segna, ragazzi. Ieri pure Luis Alberto è entrato al 72esimo. Tu il giocatore che c'ha più classe non lo metti dentro. A noi ci ha fatto un favore, eh? Voglio dire, no, io come dice il cugino Luciano Canale, a cui io voglio un bene dell'anima, raga, Svilar è senza voto per me, Ma di che cazzo dobbiamo parlare? Ha fatto una parata. Ma no, Svilar forse è insufficiente, perché a fine partita ha mannato due rilanci sulla panchina da Lazio. Che è insufficiente, raga, è senza voto. L'ha fatta apposta. Ma sto scherzando, sa? Vabbè. Sto scherzando, ma... due, mi sa tre di fila. Comunque, dai, allora, parliamo della partita. C'è Carlo. Andiamo in ordine, Volevo dire due cose. Allora, innanzitutto... Il derby non è che è stata come l'ho vista io, ragazzi, come l'ho vista io. Allora, io non è che ho visto una partita schiacciante della Roma, che ha avuto occasioni, che ha avuto questo, ha avuto quell'altro. Ha avuto un'occasione, quello il gol, e poi ha avuto l'occasione con El Shaarawy che ha preso il palo. Per il resto, per come ho vista io, la Roma, e c'era qualcuno che lo diceva, la Roma aveva più voglia di vincere. La Roma arrivava prima sulle palle, la Roma aveva il fuoco dentro,
cosa che non aveva la Lazio, e questo ha fatto sì che la Roma avesse sempre l'iniziativa. La Roma giocava con la convinzione di poter vincere, a Lazio no, a Lazio giocava con la paura. La Lazio ha cercato di fare gioco gli ultimi 15 minuti, sì, ma neanche senza essere troppo pericoloso, ma niente, perché se poi vedere la partita, tu che stai allo stadio, casomai quando la Lazio passa a metà campo, cioè te prende un attimo l'ansia, perché dice mo che fanno, segna, non segna, però dopo la va a rivedere, cioè proprio poca roba, niente, proprio niente, capito che voglio dire? E quindi certo. questo perché, cioè così, tant'è vero che nelle interviste De Rossi dice la stessa cosa, e a lui gli è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori, ed è quello che ho visto. Non è stata una partita stratosferica, una partita... Sì, no, la Roma ha fatto il minimo indispensabile. È stata una partita dove la Roma c'aveva più voglia di vincere. La Roma ha fatto il minimo indispensabile per vincere questa partita. Ha fatto il minimo. Poi tornando a Tudor, Sarri, eccetera, eccetera, allora l'allenatore si doveva cambiare, ma forse si doveva cambiare pure prima, come ha fatto la Roma, che ha avuto il coraggio di cambiarlo prima. Lo sai che ti dico? E mi riallaccio a quello che ha detto Pardo prima. Secondo me Tudor, per mettere Luis Alberto in panchina, c'è sta un motivo ben chiaro. Io questo non lo so quali sono i... Allora, innanzitutto, dice adesso la colpa è di Sarri. Non è di Sarri, la colpa è che Sarri con i giocatori si era procurato un rapporto per cui non si poteva andare più avanti. E questo è il problema. Che fai, mandi via 20 giocatori? Perché si è rovinato un rapporto con Sarri? No, mandi via l'allenatore. Quindi è inutile che dite ancora Sarri. Si era procurato un rapporto, basta. È finita, basta, è inutile che sta Carlo, scusa, io dico una cosa. Allora, da quando io non ci riesco, raga, ma che vedevo fare io, la massima, a me mi fa licenziare. Da quando è venuto il senatore, ma che vuoi da me? Ho capito, ma come faccio? Oggi mi hanno fatto uno shampoo che a metà bastava, ecco, l'ho detto ieri. Chiamali in un altro modo. Da quando è venuto il senatore della Repubblica Italiana, presidente onoratissimo Claudio Lotito, come presidente della Lazio, ragazzi, guardiamo in faccia la realtà. Carlo, quali sono stati gli allenatori che lui ha preso da quando era Lazio? Mimmo Caso, poi Papadopoulo, poi ma prende... ha preso tutta gente, ma che ha preso? Oh, raga, l'unico che voleva prendere Delio... che aspetta, fammi parlare, Carlo, Delio Rossi, Pioli, Petkovic, Chiappe d'Oro Reia, poi prende Bielsa, che è stato l'unico. Ballardini te sta ascoltando. Vabbè, Ballardini ha preso Ballardini, poi prende Bielsa, che è l'unico allenatore il quale Ballardini era così, oh. È stato l'unico allenatore che ha avuto il coraggio di dire quello che è. Quindi Bielsa con quella lettera gli dice, ma ha capito che allenatore, bravo, che il presidente era, se è andato. Quindi che cosa fa lui in tutto questo rendezvous? Prende un mister di livello che era Sarri, ok? Ma gli ha fatto fare quello che voleva, che poteva permettere di fare qualcosa in più. Sì, quando lui preso di livello, ha preso uno di livello, però non ha mandato un altro fuori, ne ha mandato uno fuori che adesso è il migliore in Italia. Ma cioè, lo sai perché? Carlo? Perché Simone Inzaghi gli cominciava a rispondere perché pretendeva qualcosa in più. Rotto le palle, bravo. Quindi perché Simone Inzaghi aveva visto la possibilità che se poteva vincere qualche cosa. Era l'unica squadra in Italia dopo 10 anni che batteva la Juve sia in Supercoppa che in Coppa Italia. Quindi che cosa succede, Carlo? Che quando arriva Sarri e comincia, e tu l'hai visto benissimo quando la Juventus era seconda con la Juve di Sarri prima, noi eravamo senza punte. Il presidente della Lazio la punta non la compra perché lui non vuole che la Lazio sia lassù, perché nella sua onorata gestione di 20 e passa anni non ha comprato un cazzo di top player, ragazzi, ha preso Close a 34 anni. Io non vedo un top player nella Lazio da quando è arrivato il signor Claudio Lotito. Quindi è inutile che parliamo e riparliamo e riparliamo. Immobile non lo è stato, Andrea. Immobile, caro Massimo, è venuto alla Lazio dopo un flop eclatante,
fatto al Borussia Dortmund e a Siviglia, veniva da due stagioni totalmente fallimentari. Ma voi ve lo ricordate Olivier Giroud, che è venuto a Roma, è stato 3 giorni dentro l'albergo e non gli firmava il contratto perché l'accordo era 4 e lui gli offriva 2, è stato avanti così per 3 giorni, quello se n'è andato al Milan. Olivier Giroud, lui con quella, questo non me lo ricordavo, te no dico no te lo dico io, no no te lo dico io, no, io non me lo ricordavo. La stessa cosa l'ha fatto ancora Milinkovic, era un top player. Raga, Luca, ma che cazzo stai a dire che l'ha preso? No, è diventato Luca, è diventato nel tempo un top player. Però quello ha scritto questi giocatori sono diventati con Inzaghi dei top player, perché prima non erano così. Ma Luis Alberto, ma chi cazzo lo conosceva? Ha fatto pure fatica i primi anni. Carlo, Luis Alberto, quando è venuto in Italia, è stato un anno in tribuna rotto, eh? Ha giocato dal secondo nessuno lo conosceva. Un anno rotto, l'ha comprato rotto, è stato un anno rotto. Quindi voglio dire, è inutile che adesso noi stiamo qui dicendo ma se. Lui ha avuto la gran fortuna di aver trovato un allenatore come Simone Inzaghi, che era preparato, era bravo ed era dell'ambiente, perché Simone Inzaghi veniva da 15 anni di Lazio. Quindi voglio dire, in quel mentre si è trovato una squadra di ragazzi che l'hanno seguito, perché era un De Rossi di oggi, e quindi bravo anche perché sa prepararle le squadre e le formazioni. E si vede pure adesso, no? Però quello che voglio dire adesso, io, è inutile che stiamo parlando, la gestione è sempre stata una gestione mediocre, che nel momento in cui poteva fare il salto di qualità, non è stata voluta. Soprattutto quando tu vedi che c'è un dirigente sportivo come Paolo Maldini che è libero e ti viene a bussare e tu dici no, ma io sono già coperto perché c'ho, come cazzo si chiama? Non mi viene adesso perché Fabiani. Fabiani e Calveri, che in due sembrano Gianni e Pinotto, uno compra e l'altro scrive, quindi sto già fornito adesso, sono ben fornito. A questo punto mi fa pensare che tu quel salto di qualità non lo vuoi fare, perché De Laurentiis, che tutti criticate, che è matto e rompicoglioni, è quello che ve pare, però dei giocatori importanti ha presi Cavani, Higuain, adesso che ha preso Osimhen, ha portato allenatori importanti su quella panchina, ha fatto un progetto, ha rivenduto, cioè è uno che è sanguigno, è uno che ci tiene. Però perdonami Andrea se ti interrompo, secondo te perché non lo vuole fare? Perché ci deve essere un perché a sto punto. Ma perché lui non l'ha, cioè lui la, ragazzi, io sono in difficoltà, Massimo, però se vai a vedere i bilanci della Lazio e quello che fatturano le società del presidente Claudio Lotito all'interno della Lazio, lui te lo dichiara: io la Lazio non la lascerò mai, né io né i miei figli né i miei nipoti, perché è una macchina che gli dà un fatturato per le sue aziende che lo fa andare in positivo, li fa anche guadagnare, perché se non si spiega perché tu non prendi i giocatori. E i giocatori che prendi sono sempre avanzi di magazzino a settembre. Cioè tu c'hai avuto un allenatore che era un allenatore di livello, che era Sarri, che ti ha chiesto 4 fenomeni, ti ha chiesto Valeri, Parisi, Ricci e Sanabria. Non ti ha chiesto Gesù Cristo e la Madonna. 4 giocatori, dei 4, 2 pure erano squadre di Serie B. Oh, no, non gli erano stato in grado di prenderli. Perché lui non vuole, Massimo, non c'è volontà. Io a me questo, ragazzi, io me lascia, come dire, sto discorso a me me lascia sempre. Scusa, Sandro, ma la Roma, la Roma è l'Inter. Appunto, perché ti fa fatturare, perché tu non porti una squadra. Scusate, ma la Roma è l'Inter, che stanno in situazioni finanziarie pessime. Io vedo che ogni anno, almeno per quanto riguarda dall'altra parte del Tevere, e questi ogni anno comprano Dybala e arriva Luca con prestito e viene Renato Sanchez. Andrea, il problema, il problema è che lui manco vuole i giocatori, perché sennò gli deve dare pure lo stipendio. Lui massimo che paga è 4 milioni. Carlo, quindi deve prendere i giocatori. Carlo, ma anche voi, la ricap è un problema. Capito? Scusami un attimo, ricordate Silva? Silva. Ma lui, scusa Andrea, ma ha preso mai qualche giocatore a parametro zero alla Lazio? Sì, l'ha presi. Ma chi ha preso? Camada. Chi ha preso? Pedro Camada.
Pedro, perché se l'aveva poi no, Close. Pedro, l'abbiamo portato noi Close, 10 anni fa. Un'altra cosa, scusate, ma voi ricordate da 5-6 milioni di euro? Oh, Schiba, dal Manchester City, quello ha detto voglio andare a giocare a Roma con la Lazio. Quello sì. Veniva a Roma a giocare, oh, non l'ha preso. Ma chi era questo? Silva, Manchester City. Silva, quello che adesso sta a giocare. Sì. Che poi da lo spagnolo. Sì, Diego Silva, oh, siete un coso. Bravo, Diego Silva. Veniva e poi da Benz, che spagnolo. Allora, a gennaio venne a Roma Olivier Giroud, che voleva giocare con la SS Lazio, ok? Contratto da 4 fischioni l'anno. Lui sì, poi ha detto te ne offro 2. Saltato e è andato al Milan. A settembre, cioè a luglio e agosto, Silva dichiarò finisco i miei anni al City, voglio andare a giocare con la Lazio, ok? Sì, a parametro zero. Quindi ha fatto il contratto. È andato al Betis o al Benfica, non mi ricordo, è andato. No, in Spagna. È andato in Spagna. Mi sa che è andato David Silva, da chi è andato? Capite qual è il problema, ragazzi? È inutile che stiamo a parlare, Carlo, Alessandro e Massimo. Lui, è come quando ha detto prima Carlo una cosa giusta, è come quando arrivò un altro allenatore top, perché Bielsa è un grande maestro di calcio. Lui doveva firmare con la Lazio, è scappato e se n'è andato. Ma certo. Allora, ragazzi, Sarri, che è stato un grande maestro di calcio, io sono d'accordo, perché a me Patrick mi ha dato una pippa immane da 35.000 euro al mese, me l'ha fatto diventare un difensore centrale di medio livello. Gila, per me, è un gran campione, ma è merito di Sarri. Cataldi è uno che ha giocato, uno che ha girato Benevento, ha girato il Genova, è venuta la Lazio, non trovava mai spazio. Sarri ha fatto diventare un giocatore fondamentale. Sarri a questi giocatori li fa diventare dei giocatori. Come quando Spalletti e Emerson Palmieri ha fatto diventare il miglior terzino. Ci sono questi che è normale, raga. È però così. Che cosa succede? Che quando tu hai bisogno di far emergere questa squadra per poterla far diventare ad altri livelli, lui deve fare sempre lo stesso discorso, perché tanto io quando lo vedo dice parlo, lei è un diffidente, lei è una persona che quelli che allo stadio mi dicono pezzo di merda, ride lui, cioè lui sa che lui sa quello che io penso e ride, non è che fa qualcosa per dirmi, capito, che ti provoca anche. Sì, è probabile, Domè, capito qual è il discorso? Silva giocava col Real Sociedad, quindi è inutile che siamo qui adesso. È inutile che siamo qui adesso perché ragazzi, no, c'era, ragazzi, c'era. Scusate, ha smesso quest'anno. L'anno scorso c'era contro la Roma. Comunque, fatemi finire. Concludo quello che si è visto a Oronzo De Gadore, che lui è vestito col vestito da Amaro Montenegro, come il veterinario da Amaro Montenegro al centrocampo, col microfono, al cappello e fa. Io i ricci faccio al sugo, voi mi chiedate, mi fischiate e facciamo. Ma questo voi avete è tutto mai l'anno che la dice, tutto ma l'anno. Ragazzi, ma sta sotto l'occhio di tutti. Ma voi l'avete mai visto Massimo Moratti che fa una cosa del genere? No, o mai. Che fa, o che manco il polo, Franco Sensi. La famiglia Agnelli che fa una cosa del genere, oppure Berlusconi che si mette a centrocampo vestito da veterinario e fa io ricci faccio al sugo, fischiate. Ragazzi, quello è lui. Cioè, ma voi ricordate quando sono venuti i sceicchi arabi che erano interessati alla Lazio? Gli ha dato il cazzo bambino. No, quelli se ne sono andati. Dispone la gente. È indisponente. Oh, ragazzi, cioè lui non perde occasione per far vedere che è da Roma. Ho detto questo. Salutiamo il presidente, come dice questo stilcano. Salutiamo il presidente, lo dico. Però, ragazzi, è questo, Vabbè, voglio dire, il ruolo che riveste lo mette anche, come dire, lo espone a critiche, è anche giusto che sia così. Ma un tifoso non è il ruolo, ma sono De Laurentiis. Ma lo dice anche la risposta che ha dato su Ciro Immobile, che ha il suo tesserato sul fatto di quello che era successo, che avevano minacciato lui con la moglie e i bambini. Lui gliel'ha fregato un cazzo, ha detto a me sono anni che mi minacciano. Sono 20 anni che sto sotto scorta. Ma visto che c'è ancora il datterino da Motorola, guarda, per farti capire, anche quella là, io ripeto, da presidente, io mi sono serato, lo difendo, contando il gesto nei confronti del Ciro Immobile. Non vado a dire, e chissà che è successo, io so 20 anni che giro. Sandro, è sbagliato. Quando... Io mi ricordo quando venne al ristorante mio, venne da Fiuggi,
Max, c'era mio cognato, c'era il papà di mio cognato, è arrivato, ti dico che scorta è arrivato, ho dovuto preparare un tavolo di 10 persone solo per la scorta, e lui che stava seduto dall'altra parte, quindi cioè, per fate... Ma quando parli con una persona che ti dice che cosa io che devo fare, ha detto stampa, io sono laureato in lettere, ho bisogno da... faccio io, ha detto stampa, presidente, faccio io, ha detto stampa, non ho capito, a me che cosa mi serve dare che mi metta a firma sul contratto, io sono laureato in scienze, poi lui c'ha tutte le lauree, no? O faccio io, fa tutto lui, poi c'è nessuno a giocare a Lazio, fa tutto tu lui. Capisci a me perché mi sono cazzato all'inizio della trasmissione con certi laziali che invece di pensare queste cose, che sono principali, stanno a pensare dopo da bandiera dei Mancini? Capisci? Topolino. E perché mi sono cazzato? No, cioè, capito? Che mi dà fastidio, che poi vedi magari l'Inter, no? Però l'Inter zitta, si è presa Di Marco. E ciao Matteo, benvenuto. Ha trovato un bel terzino alla destra. Poi si è fatto crescere i bastoni. Poi Inzaghi ha detto, sai che c'ho? Io c'ho quel ragazzo Acerbi che a Roma non sta tanto bene, ma per me è il pilastro della difesa. Panza mia, fatte capanna, si è portata Acerbi. Poi ha detto, qual è il problema? C'è la nuova all'Inter, al Milan, c'ho, non me lo prendo io. Mkhitaryan a Roma sbuffa, me lo prendo io. E si è fatto il centrocampo, poi ha preso Barella, fortissimo, perché Barella è fortissimo, e ha blindato il centrocampo. Frattesi a Baia, rompi i coglioni, va a giocare, ma sarà il futuro. Di Marco. Di Marco stava al Verona prima di tornare all'Inter, no? Ma Di Marco è nato giocato, all'Inter, ha giocato pure all'Empoli, ha giocato pure all'Empoli in Serie A. Era Verona, Di Marco titolare. Poi capito, c'aveva... Allora, Di Marco ha fatto Empoli, Parma e Verona. Fece pure un gol all'Inter, che l'Inter ha perso 1-0, fece un gol lui da fenomeno. Poi dopo che gran bel giocatore. Prende, c'ha sto ragazzetto, Lautaro Martinez, che si è cresciuto piano piano a molliche di pane. Lukaku ha fatto il primo anno, per il secondo. Buonasera, Eratostene. E mo si è imparato a dirlo, dice sempre. Buonasera, Eratostene. Quindi voglio dire, Simone Inzaghi, con la presidenza, si sono messi lì, e con il dirigente sportivo, perché guardate... Perché Beppe Marotta non è l'ultimo arrivato, è uno che mastica dei palloni, quindi voglio dire, si sono messi... C'è pure una liga intestata, no? Se sono messi là, hanno costruito una squadra perché 5-6 anni può dire la sua sia in Europa che nel campionato italiano. Quello è un progetto, quello è un'ambizione sportiva, quello è un insieme di persone che vanno coesi verso un obiettivo. Ma lui che fa quelle sceneggiate, che dice quelle parole e te si presenta con alcuni giocatori discutibilissimi, il progetto parte, ragazzi, il progetto un po' parte. E soprattutto quando tu prendi Tudor, che arriva Tudor in questo momento, che tu lo potevi prendere quando c'era la sosta della nazionale, che potevi programmare, potevi pensare, potevi fare come ha fatto la Roma, ok, in un momento ben preciso. Ah, guarda, l'abbiamo... un po' sta foto. Sì, l'abbiamo vista già, ho vista sul coso, in un momento ben preciso. Tu hai preso Tudor all'ultimo, quando praticamente l'hai fatto perché Sarri doveva dare dimissioni, perché sennò lui Sarri non aveva mai e poi mai mandato lui. Comunque, è inutile adesso sta a parlare di se poi, ma io spero che la Lazio faccia silenzio, la Lazio si raduni, la Lazio faccia gruppo e si trovi una quadra per poter vincere queste poche partite che rimangono alla fine del campionato. Allora, a proposito di questo, Andrea, andiamo a vedere il prossimo. Io penso che Tudor abbia rovinato pure lo spogliatoio adesso queste formazioni. Allora, guardiamo un attimo il prossimo turno, Carlo. No, Carlo, allora... ha fatto due partite. Troppo presuntuoso, allenatori presuntuosi a me non mi piacciono. Beh, ma Carlo, ma lui lo abbiamo detto anche l'altra volta, lui viene da là, cioè il suo mentor, il suo maestro è Lippi, eh? Cioè, quindi voglio dire... Ho capito, però Lippi faceva giocare chi doveva giocare, Andrea. Uno che viene... Lippi c'aveva pure la Juve dei Vialli, del Piero. Uno che viene e mette fuori Luis Alberto, ti dichiara proprio, io faccio vedere che vinco pure senza di te. Quindi se fatto. Ma se uno che dice che il derby è una partita come le altre, non se lo può permettere che è arrivato da mezza giornata a Roma. Sì, ma vedrai che voglio dire, integrato all'interno del gruppo. Presuntuoso. Sì, ma poi scusate. Poi ha cambiato modulo, ha difesa a tre, ha difesa due settimane, ma è come quello? Cioè, è importante. Ma certo che è importante, però ripeto, io ribadisco pure il fatto, ripeto, ci sono devono pensare a quello che è successo da quando è arrivato anche Tudor, perché, ripeto, sta facendo cose da strafottente, da...
Luca, no, capisco, spiegami che vuol dire. È presuntuoso, è presuntuoso. No, ti diceva sicuramente Lazio Juve 1-0 senza Luis Alberto dall'inizio. No, fermo. Allora, hai segnato la 93esima, Luca. Lazio Juve 1-0. Sì, se no sarebbe stata una partita pure quella, sarebbe stata una partita anomala. Ma ti dimmi se sbaglio, no? Fermi. Allora, ma quella lì è stata, secondo me, scusa Andrea, poi te lascio da parlare a te, secondo il mio punto di vista, l'ho detto l'altra volta, la prima partita di Tudor contro la Juve, la Lazio ha fatto una gran partita. E tu che fai in due partite successive? Stravolgi la no, ragazzi guardate che la Juventus che ha fatto un tiro. Quando lui mette tutti i giocatori effettivi in campo al secondo tempo, gli ultimi 10-15 certo. minuti. Certo. Sentite, certo. Ragazzi, io vi devo salutare. Aspetta, vogliamo prima che vai, un minuto solo. Allora aspetta un secondo. Vai. Allora, mentre aspettiamo che rientra Andrea, ragazzi, il prossimo turno incominciamo a guardare avanti in campionato. Si riparte venerdì con Lazio Salernitana. Insomma, intanto salutiamo Daniele. Ciao Daniele, buonasera. Contento di essere con lui da sbandierata dei Mancini. Ma per carità, Daniele, anche a me voglio dire, non è che avevo bisogno di qua sbandierata. Io discuto il fatto, l'ho detto tu, in diversi video e l'ho detto anche questa sera, non condivido il fatto che diventi un affare d'estato questo da sbandierata, perché c'è stato dell'altro. E se non metti Luis non metterai mai in difficoltà la Roma, questo intendo, ci dice Luca. E ciao Andrea, ci saluta Marco. Allora, in chiusura andiamo a vedere il prossimo turno, Lazio Salernitana venerdì. Quindi, insomma, in teoria la Lazio dovrebbe trovare e tornare alla vittoria. Lecce-Napoli, sabato, ore 15. Lecce-Empoli. Empoli. Che ho detto? Napoli. A rimettere gli occhiali. Lecce-Empoli, c'hai ragione, perché ho visto solo lì, ho visto Napoli. Il derby di Torino alle 18, Bologna-Monza, una partita che riguarda molto da vicino la Roma. 20:45, domenica, eccolo qui, Napoli-Frosinone, 12:30, anche questa ci riguarda perché Napoli è tornato a vincere, Sassuolo-Milan alle 15, e Udinese-Roma alle 18, Inter-Cagliari 20:45. E poi lunedì Fiorentina-Genoa, Atalanta-Verona, perché credo che ci sia, perché giocano lunedì, ragazzi? Ricordate, perché c'hanno una conference, l'altra c'ha la... Tutte e due l'Europa League, l'Atalanta sì. Va a Liverpool e la Fiorentina pure va fuori, allora. Va fuori con Vittoria Poulsen. Che è quella che gli ha sputato tutti. Comunque, no? Max, per dire, che stava a chiudere perché ho detto di andare a cucinare, che c'ho Marica che lavora. Complimenti a Ranieri, che è il nostro grande Ranieri, che ha grande vittoria ieri. Un'Atalanta, e attenzione, in grande spolvero, perché comunque, ragazzi, non è facile. Ragazzi, comunque è una cosa prima fondamentale la vittoria del Cagliari ieri, fondamentale. Fondamentale per il Cagliari, che si porta a quattro lunghezze dalla retrocessione, però, ma anche per lui, Però una cosa, per lui c'è da tanto respiro. Però una cosa triste, devo dire. Cioè, noi stiamo parlando di obiettivi... quarto posto, stiamo parlando di obiettivi Europa League, cioè ragazzi, pare amaro i discorsi nostri, cioè voglio dire, le nostre ambizioni sono quarto posto, cioè capite di cosa stiamo parlando? Io non sento mai che noi parliamo scudetto. Capito, non parliamo Andrea, ne abbiamo parlato 2-3 anni a fine anni 90, inizio no, 2000, questa potrebbe tutto. Essere una riflessione che potremmo fare. Quando c'erano Gragnotti e Sensi, anzi, siamo pure giocato Roma e Lazio. No, sì, però ecco, diciamo che insomma, da un po' di tempo si parla di quarto posto, terzo posto. Purtroppo questa è la dura realtà, Carlo, no, che è abituato a ben alto, però questa è la situazione. Comunque, ragazzi, mentre salutiamo, dopo vi devo dire una cosa, quando siamo solo nei quattro, insomma, se non ve ne andate, quando è finita, così parlo un attimo con voi. Sì, adesso io direi, ragazzi, prima di chiudere, sigletta e poi salutiamo i nostri amici, va bene? Vai, sigla. Oh,
Ok, allora ragazzi, noi vi ringraziamo. Oggi insomma è stata una puntata abbastanza movimentata per il discorso derby. Io ringrazio Carlo, Andrea, Spillo. Grazie a voi per essere stati al Triplice Fischio. Grazie a te Massimo. Appuntamento di domani con Pardo e Fede, mercoledì Spillo e Fabrizio con Botte da Urbe, giovedì Cervino Roma, poi mi raggiungono nel post partita Carlo e Luca, e venerdì ci siamo nuovamente io e Andrea con Next, mentre sabato il sabato del calcio con i due Andrea, ok? E domenica ovviamente. Comunque un ragazzi, di una settimana piena di live. Volevo dire una cosa, logicamente sia Next che il programma che faccio con Andrea il sabato del calcio, insomma, non è per modestia, ma ti batto a tutti quanti perché sono più bravo di tutti. Però quello che voglio dire è che grande merito c'è la Max che prepara tutte le live, le musiche, e devo dire che è anche difficile starmi appresso perché io fino alle 19:05 non lo voglio fare. Poi dopo Massimo mi convince e partiamo e vado col botto. Quindi è un ringraziamento speciale. È molto molto bene. Ieri è andato benissimo. Come ho fatto anch'io martedì scorso. Quindi grazie a Massimo per tutto quello che fa. Andrea Romagnoli è molto in gamba. Sì. Andrea molto bravo e già conquistato il mezzo televisivo. Andrea, no, io pure Andrea, come ha fatto mercoledì alla mia prima, ho ringraziato soprattutto Max, che giustamente, come hai detto, dedica tempo libero a fare tutti questi format. Anche perché Sandri è pure quello che c'ha più tempo di tutti. Sicuramente c'ha più tempo di tutti. Però la barba bianca perché sono pensionato. Max, non sono d'accordo però su una cosa, perché attenzione Andrea, perché io ti sono lì vicino, non è che tu sei solo tu. Comunque Andrea, Andrea Romagnoli è bravo. Con il pisellino ho fatto tanta roba. Insomma, però bisogna dire una cosa, che la trasmissione era io e Sandro, poi non so per quale motivo. Infatti. Non lo dico io perché sennò avremmo fatto troppo on plane, capito? Dai, e poi ho detto allora mi prendo Carlo e faccio la trasmissione con Carlo, ma ha detto no. Alla fine mi sono andato a prendere un amico mio e ho detto porta Andrea, faccio Andrea, Andrea su questa a Carlo, su questa tanto Andrea sempre il solito tasto, non è così. La divisione Andrea Romagnoli è bravo, però Andrea Vareschi non batte nessuno, dai. No, Andrea Vareschi è un professionista. Ragazzi, perché non l'avete visto nudo, e con questa dai, nudo perché non l'avete visto nudo. Ma pure Massimo, è meglio che parlo io. Vabbè, comunque ragazzi, salutiamo Massimo. Salutiamo ragazzi, un bacio a tutti, grazie per aver seguito, appuntamento a domani con Recap, ciao, buona serata.